What? Con il cuore in mano mi presento, sono Mario Catalano, nato a Vasto. Nella vita sono un animatore, ma faccio tutti i lavori per campare, a chiamare, le mani sporche profumano di dignità. Io sono un freestyler, freestyle non è una passione, è la mia vita. La musica rap, le rime. Io faccio le battle di freestyle e ci affrontiamo a te in rima, improvvisando. Ok, te lo dico l'argomento, ma hai dato il primo appuntamento, non c'è cosa più bella, Catalano vuole una bella cicciottella, alla fine te lo dico non è scontata, la voglio tatuata, tira a canestro, l'importante non è come è bella fuori, come se è bella dentro, lo rifaccio? Ti accomodi pure. La ringrazio. E saremo subito da lei. La ringrazio. Ora se mi chiedi il sogno di Mo, è una vita tranquilla, col frigorifero pieno, e la salute mia e dei miei cari che stiamo bene. Sono Camilla, ho 23 anni, vengo da Perugia e faccio la negoziante di cioccolato. Nel senso che lavoro in un negozio di cioccolato. Sono una persona che si butta facilmente. E dopo pensa alle conseguenze. Si accomodi pure. Grazie. Ciao, piacere. Piacere, Mario. Camilla, molto piacere. Come detto. Grazie. Aspettavo a te per bere. Ah, grazie, grazie mille. Non si beve mai da solo. Grazie. Per me deve essere un armadione di sostanza. L'uomo di panza, l'uomo di sostanza. Dove sei, Camilla? Perugia. Ah, bella Perugia. Sì. Tu di dove sei? Sono abruzzese. Ah. Il mio ragazzo ideale deve essere spontaneo, semplice, divertente soprattutto. Che fai nella vita? Io faccio la cassiera, diciamo, magazziniera in un negozio di cioccolato, sì. Buono. Sì. Tu invece che fai? Capo animatore, l'estate faccio l'animatore. Poi sono un freestyler, faccio le battle di freestyle. Mazza, con la mia crew, complimenti allora. Sì. Molto determinato, molto che va dritto al punto, come magari fanno i rapper e i trapper, che infondono sicurezza all'altra persona. Noi siamo la Verace Freestyle Crew. Quanti siete? Ci sto io, problemone. Poi sta Darbulino, sta il professore Abez, uno che è gente pure intellettuale. Ma io li scelgo no perché sono forti. Per il cuore, certo. Soprattutto per il cuore. Bella sta cosa. Il corteggiamento è una cosa che non ho mai provato, cioè nel senso. Sabato sono a Bologna a fare un contest. Bella Bologna. Come? Se vuoi venire a disposizione. I ragazzi che ho frequentato sono stati poco sinceri. Mi dicevano no, troppo lontano, no, c'ho troppi impegni, no, di qua, no, di là. Senti, ti dico la verità, sono sincero. Vai. Quando sorridi, però quando ho capito sorridi, c'è delle fossette meravigliose. Ma grazie. Solo questo. Grazie, grazie. Quindi vorrei un ragazzo deciso e che mi dice sì, mi piaci, l'importante è che sia chiaro. Non lo so come si mangiano gli arrosticini. Guarda, questi sono comprati a zio Pasquale, mangia così. Ah. Così? Vado. Io sono una ragazza che fantastica molto. Nel senso che le mie amiche mi prendono in giro perché mi creo castelli. Non ti preoccupare. Ho avuto storie breve, ma non mi innamoro. Cioè, certe volte sono io che mi allontano. Mi trovo bene a parlare con te. Grazie. A parte che non mi piacciono tutte. Deve essere come piace a me. Deve avere un vissuto, perché se mi porti, come si dice in abruzzese, una sciapita, e io che ci devo fare? Quindi ti piace la musica? Tutto, a me tutti tipo di musica. Anche classica, queste cose così? No, classica, in che senso? Aspetta, Beethoven. Ti piace questo tipo? Sono verace, ma sono anche raffinato. Sono anche sentimentale. Pavarotti, a me piace anche tutta l'opera in generale. Quindi anche Schopenhauer. Io sono stato sposato, Ah sì? Sì, sono stato sposato. Colpo giovanissimo. Diciamo, ho scelto sempre il cuore. La mia storia più importante è con la mia ex moglie. Perché è finita? Perché forse lei voleva uno che lavorava, non usciva, era un po' più, come si dice, che stavo più dentro casa. Era il momento della mia vita di non fare lo sposato, era un momento che dovevo evadere. Casa lavoro, mi sono impazzito. Ho deciso di andarmene, nonostante io amavo mia moglie. Ho sofferto tanto, ma qual è il problema? E mi sono rialzato e... Ma hai fatto bene, ma ci vuole tanta forza, insomma... Ci proviamo. Chi ce l'ha, chi ce l'ha? Ho pensato di farmi frate, perché alla povertà si può rinunciare, perché tanti sono... Però l'amore è una cosa che non potevo rinunciare. Tu raccontami qualcosa invece, qualche storia... Io, per carità, lasciamo stare. Dai, racconta, perché sono... No, niente di serio, non... Perché? Io sono molto insicura.
quindi cerco sicurezza. Quando viene data, io parto a 3.000. Sono stata molto giudicata, quindi non... Perché sei stata giudicata? Per tutto, per l'aspetto fisico, per come mi comportavo, quindi... Si chiama pregiudizio. No. Però il problema è che dopo, quando si cominciano a fare delle insicurezze anche sull'altra persona, io un attimino dico, va bene, ok, calmino tutti, perché due insicurezze non riesco a gestirle. Non è facile. Ti dico una cosa, a me mi hanno giudicato. E da lì, da quando ho fatto freestyle, me ne sono fregato proprio. Bello però, complimenti. Sì. Tanti complimenti, si vede che sei. Ma complimenti a te per la bella persona che sei. Grazie. Un amore vero non l'ho mai provato, non sono mai stata, cioè pensavo di essere stata innamorata, ma innamorata che sono mai andata oltre o l'altra persona è andata oltre con me, non è successo. Sembri una ragazza che deve fare vedere fuori che è forte. Sì. Però dentro secondo me sei un po' fragile, però tu sei buona e certe volte la bontà viene mischiata con stupidità. Capito. E quello l'ho fatta, capito? Sogno il vero amore, la prima vera storia, il primo vero amore che uno ha, ecco. Problemo, mi senti? Mi sento. Ascolta me, sto alla cena, è una brava ragazza, vedi, calma, Problemo è l'opposto mio, perché gli piace la musica di Beethoven, è una bella persona, dammi un consiglio, Problemo, capito che... Ho capito, se penso io. Tu devi fare una cosa. Sì, te stesso. Mostragli il tuo cuore e di la verità, perché la verità è sempre una bella cosa. Tu dici, io sto dicendo quello che sono, Problemo, e così sto a fare. Vedrai che le cose andranno bene. Va bene, Problemo. Ciao.